Oggi ho realizzato per voi gli gnocchi di riso, un piatto di ispirazione cinese realizzato interamente con il Messer Cuisine Connect, sia per l'impasto degli gnocchi che per il condimento. Vediamo come prepararli al meglio, ecco a voi il video con gli ingredienti e la ricetta. Per preparare i nostri gnocchi di riso ci occorrono 150 g di farina di riso, 80 g di farina zero e 150 g di acqua e mezzo cucchiaino di sale. Per il condimento utilizzeremo 65 g di porro, una carota, una zucchina, 30 g di salsa di soia, 30 g di olio d'oliva, ancora del sale e poi utilizzeremo qualche gamberetto o qualche coda di gambero. Adesso andiamo a preparare come prima cosa l'impasto dei nostri gnocchi, mettendo all'interno del boccale del cornetto l'acqua, la farina e il sale, anzi le farine, l'acqua, e il mezzo cucchiaino di sale, ed impostiamo la funzione automatica impastare per 1 minuto e mezzo. L'impasto è pronto, vi faccio vedere, andrà ovviamente contattato un po' con le mani, questo è l'impasto. Io ho preso un piano da lavoro in legno, vado a mettere della farina di riso sul piano e vado a rovesciare l'impasto perché poi andrò a formare il salsicciotto dal quale taglierò i miei gnocchi. Ecco l'impasto, lo vedete, è molto morbido e lavorabile. Nel frattempo, mentre aspettate che l'impasto riposi un pochino, andate a lavare il boccale perché vi servirà per cuocere le verdure. Eccomi, vado a formare i miei gnocchi. Allora, divido l'impasto in due parti e vado a formare un salsicciotto non troppo piccolo, dopodiché lo schiaccio leggermente e vado a tagliare con un coltello ben affilato i gnocchetti. Tenete presente che questi gnocchetti cuoceranno in circa 12 minuti, quindi regolatevi voi per la cottura, per i tempi. E vi dico che la cottura avviene in maniera tradizionale, quindi in acqua bollente salata. Come vedete, ho finito di formare i miei gnocchetti di riso. Ora vado a preparare il condimento. Prima cosa, ho fatto le listarelle, come vedete, tutte le verdure, sia il porro sia la zucchina con la carota. Ora procedo con la rosolatura del porro, mettendo i 30 g di olio nel boccale insieme al nostro porro, e vado ad impostare la funzione automatica rosolare, quindi rosolare, riduco il tempo, invece di mettere 7 minuti preventivati metto 4 minuti. Nel frattempo metto anche a bollire l'acqua per la cottura dei nostri gnocchetti. La rosolatura del porro è terminata. Adesso apriamo il boccale, andiamo a tirare giù il porro che è salito sulle pareti, andiamo a mettere zucchina, carota e nel nostro caso anche i gamberetti, che però ovviamente sono opzionali, quindi potete anche non metterli, e andiamo ad impostare 5 minuti di tempo, quindi torniamo alla funzione manuale
5 minuti, 100 gradi, velocità 1, modalità reverse, do il via. Adesso mandiamo giù quello che è salito sulle pareti, al solito. Aggiungiamo la salsa di soia, aggiungiamo un mezzo cucchiaino di sale e andiamo ad impostare 7 minuti, 100 gradi, velocità 1, reverse. Quindi 7 minuti, velocità 1, 100 gradi, reverse, via. Terminati i 7 minuti, il condimento sarà pronto. Non resterà appunto che unirlo ai nostri gnocchetti che nel frattempo stanno cuociendo in pentola. A dopo. Ecco scolato i miei gnocchi, li ho già conditi con le verdure gamberetti, li servirò con un po' di salsa di soia e se siete capaci anche con delle bacchette per mangiarli. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier per restare sempre aggiornati sui miei video e a seguirmi anche sul sito www.messierricette.it e buoni gnocchi di riso per tutti!